Boker Tov, Boker Or, Yom Shishi, venerdì 16 di Shvat. Siamo all'ultima parte del capitolo 24 del Tanya. E ecco, di buon mattino, siamo ancora freschi, possiamo concentrarci col Tanya. A proposito, Hayamushka. Allora, il Balatanya oggi cosa ci spiega? Che parla, abbiamo parlato ieri del concetto del peccato, che il peccato ci separa da Kadosh Baruch Hu, e anche i peccati, diciamo, meno gravi, quelli che noi consideriamo, diciamo, meno gravi. Comunque, Mashe Pikuach Nefesh Doche Shar Averot, allora oggi incomincia a parlare, cioè parla del Pikuach Nefesh. Allora, cos'è questo Pikuach Nefesh? Vuol dire quando è questione di vita e di morte. Dunque, sappiamo che non possiamo trasgredire nessun peccato, neanche il più lieve, però, attenzione, quando si tratta di vita e di morte, qui il discorso è diverso. Allora, Umash Pikuach Nefesh Dofesh Araverot Vigami Avor Ali Areg Hainu Che Perush Chazal Amra Torah Chalel Alav Shabbat Achar Kidei Sheishmo Shabbatot Arbeh. Per esempio, c'è una persona che in fin di vita. Allora, è meglio, diciamo, trasgredire un Shabbat per poter venire in aiuto a questa persona che è in pericolo di vita, di modo che questa persona poi, salvandola, perché io devo trasgredire delle norme per poterlo salvare, ma trasgredendo queste norme, io salvandolo piuttosto, faccio sì che questa persona avrà tanti Shabbatot poi da osservare. Dunque, molto importante, dunque, il concetto della vita, lo troviamo sempre nella Torah, che è il valore ultimo di tutto. Dunque, per quanto un peccato possa essere grave, tutto, ma quando si tratta di vita o di morte, ovviamente bisogna fare tutto per salvare una vita. Allora, quando dice che è permesso e anche bisogna in questo caso trasgredire per salvare una vita, non è perché la trasgressione che devo fare per poterlo salvare è una trasgressione lieve o non grave. Difatti, a proposito dello Shabbat, cosa è scritto? Tedashe area Shabbat hamura ushkula che avodah zarah. Perché l'osservanza dello Shabbat, Boker Tov Rene, Boker Or. Boker Tov, no, va benissimo. Allora, dunque abbiamo detto che lo Shabbat ha lo stesso valore come che vada sarà. Vuol dire che non è una cosa da poco le trasgressioni di Shabbat, ma è qualcosa di veramente molto severo, perché è paragonata alla come la Voda Zara. Poi entra nel dettaglio Ninan Shritat Mumar, il Varechad, Beyore Dea Siman Bet, Mashen Ken Be Mumar Le Gului Arayot, Vafiru Achim Pikuach Nefesh Doche Shabbat, Velo Gului Arayot, e la Dikzerat Takatub Hu. Oggi abbiamo tanti psuchi, no, non come l'altro giorno, però allora salto un po' le parentesi. Comunque, per capire che comunque tutte le regole concernate lo Shabbat sono importantissime. E la Shachar Masse, dunque, una volta che l'atto peccaminoso, cioè il peccato è stato trasgredito, dunque, se si tratta di un peccato che non rientra nella categoria del karet, allora il karet, sapete che è la morte spirituale, quando l'anima viene recisa dal popolo ebraico, da Kadosh Baruch Hu. Dunque, se non rientra nella categoria di queste averot, dunque
molto, molto gravi, come quelli di Karet, Umita Mideshamain, dunque, che meritano la morte per intervento divino, c'è Nafshelokit metta le gambe, perché a parte in questi casi, negli altri casi, cioè negli altri peccati, l'anima divina non ha questa morte di fatto, dove viene recisa dalla sua fonte, che è la vita, che è Hashem, Elohim Chaim. Quello che si succede, dunque, non viene recisa totalmente, però viene, come si dice, diventa difettosa, nifgam, come un difetto, cioè il suo legame, dvikut ve'achizah, dunque, il suo legame con l'attaccamento alla sua fonte, cioè Hashem, viene danneggiato, diciamo così. Broker Tov, Sara Barbara. Adesso leggiamo un secondo la parentesi, vedete, un asterisco, Hagaha, verifi erech vechalukke vechinat abgam benefesh uveshosha benyonim, kachem chalukke vechinot amiru veonesh beginom o beolamaze. Lechol avon vechet, onesh miuchad, lemarek ulavir alichluch veafgam vechen vechayvim mitot vekaret en pogvim kulam beshamet. Dunque, cosa ci dice la parentesi? Una cosa molto importante, che i vari processi, diciamo, purificativi, dalle pene del purgatorio alle pene di questo mondo, che patiamo in questo mondo, sono proporzionati alla gravità del peccato. E tutto questo per, ovviamente, purificare e rimuovere la vira lichluch. Dunque, le floche sporcizie, vuol dire quello che ha intaccato la averà, il peccato. E anche a proposito dei peccati che meritano appunto Chayavimita, dunque la morte a Shemishmor, e Karaet addirittura, anche lì l'intaccamento, Buongiorno. Boker Tov, Ruth, Shetivriya, Boker Or, Bruchaba. Grazie. Questa macchia, diciamo, non è simile in tutti i casi, ma è appunto proporzionata, ogni caso a sé stante, cioè ogni avverrà in questo caso. Hare gam nafshoch yunita bamit, dunque torniamo, pagina la medaglia in alto, e Ruth, siamo a 1, 2, 3, 4, 5 righe dall'alto dell'ultima parte del Perek 24 Havdalle, pagina Lamedales. Allora, stiamo parlando appunto dei peccati e nel caso che però si tratta di vita o di morte, non bisogna esitare, perché anche trasgressioni come lo Shabbat, che sono molto, considerati molto gravi nella Torah, però pur di dare la possibilità alla persona in pericolo di vita che possa poi osservare tanti altri Shabbatot, si può trasgredire, si può e si deve. Non perché non sia grave, ma perché la vita è il valore ultimo, diciamo. E poi il Balatania ci sta spiegando dunque l'effetto del peccato, che se non rientra nei peccati di Karet, allora dove nel caso di Karet, di questi peccati capitali, allora l'anima viene recisa totalmente a Shemishmor, allora se non appunto non si tratta di questi casi, vi è comunque un intaccamento, diciamo, a questa unione che c'è fra noi, dunque l'anima divina e HaKadosh Baruch Hu, nell'attuare il peccato. Hare gam nafsho chiunita ba'amita merubeshet begufo. Dunque anche quest'anima animale vitale, cioè l'anima che grazie alla quale viviamo, ma che è l'anima animale, Hamelubeshet begufo, dunque, che è rivestita dal proprio corpo, ognuno nel suo, vechen gufo, chozrim ve'olim me'asitra'acha ve'kipa zu, mitkarvim l'kedushat nefesh ha'elokit, hamelubeshet bahem, ha'mamina b'Hashem echad. Dunque, dopo aver commesso il peccato, abbiamo detto a Banatania, se appunto non si tratta di questi peccati capitali, allora anche quest'anima vitale animale torna e ha
e si risolleva, diciamo così, dalla sitraha, perché nel momento che una persona commette un peccato, allora viene avvolta e fa parte di questo sitraha, di queste forze opposte al bene, e la clipa. Però dopo il peccato, quest'anima animale che ha commesso il peccato, tramite la quale abbiamo commesso il peccato, si risolleva dalla sitraha e dalla clipa nella quale si trovava e si avvicina alla santità dell'anima divina, che si riveste in esse, anima divina che, come sappiamo, ammaminava Shemichah, l'anima divina che ha emunà, fede in Hashem uno, unico, vega, e non solo dopo il peccato, però anche vegan bishatache, anche nel momento della trasgressione del peccato, haita beumna ito, e gli è rimasta fedele. Perché noi abbiamo parlato l'altro giorno, abbiamo spiegato che nel momento del peccato vi è un distacco, una separazione tra noi a Kadosh Baruch. Allora, sì, come abbiamo detto auparavant, che c'è questo distacco, ma rimane comunque fedele, non è un distacco totale, non viene recisa come nel caso appunto di quei peccati capitali. C'è comunque, rimane sempre un che di legame, visto che, come abbiamo detto, gli rimane fedele, dunque cosa succede? Che in realtà si trovava in uno stato di esilio, toch nefesh abamit, dunque l'anima divina, nel momento del peccato commesso tramite le forze dell'anima animale, si trova in esilio, come in uno stato di esilio, nell'anima animale. Dunque, da queste forze opposte che portano l'uomo a peccare. Umoridato imma, e che la fa scendere, dunque la trascina, benché Sheol, proprio nemmata mata, negli abissi, nel Sheol, ai livelli più bassi e inferiori possibili, addirittura più inferiori, più ancora inferiori della tumata sitraha finché il pata vodasara, dell'impurità della sitraha e della klipa di avodasara stessi, nel momento del peccato. Hashem Yishmerenu, che Dio ci protegga, dunque che ce ne preservi, ve en lecha galut gadol mise, e non vi è esilio peggiore di questo, dell'anima divina che viene trascinata dall'anima animale che fa peccare l'uomo. Veuke mashal, e qui il Bergura Zaken ci dà un esempio. Allora, ve lecha galut gadol mise, e riporta il Talmud Bavli. Abbiamo detto che noi studiamo il Talmud o no? Ragazze, ne ho parlato ieri sera. Allora, andiamo un minuto al Talmud Bavli, Massechet Chagigah, Daf Hei Amud Bet. E lì c'è tutto. Allora, è interessante poi, lo che adesso non abbiamo occasione di studiarlo insieme, comunque vi do il punto, è che si parla di questo esempio di Igra Rama, mi Igra Rama le Bira Amikta. Allora, in realtà nel testo originale è scritto Migra Ram, le Bira Amikta, e comunque poi si dice le Bira, Migra Rama, le Bira Amikta. Allora, cos'è questo Igra Rama e Bira Amikta? Ve lo ripeto perché dovete conoscerlo, è un concetto molto conosciuto. Allora, letteralmente vuol dire da un alto tetto a un pozzo profondo, nel senso figurativo, di qualcosa di estremamente elevato che cade a livelli più bassi possibili, dunque dai massimi livelli superiori, spirituali, a quelli invece massimi del contrario. E dunque è quello che succede quando si commette un peccato. E Moshe Katuvlel, come hai spiegato prima, nell'altri prakim, de shore shumakor nafshot kol bet Israel, perché come ha spiegato il Baratania, che la fonte e l'origine di tutte le anime di Bnei Israel
Humi Chochma Ilan, vi ricordate, abbiamo parlato di questa Chochma superiore, questa saggezza superiore, dunque divina, che è l'origine di tutte le anime. Vuit Barach Vechochmato Echad. A proposito di saggezza, abbiamo detto che Hashem e la sua Chochma sono una sola entità. Dunque, l'anima di Bnei Israel ha origine nella saggezza divina superiore. Questa è la sua origine. E dunque, Vehu che Mashal Aochez Berosho Shebele, ed è l'esempio di uno che afferra il viso del re, Umoridò le mata vetomel panav betoch betta chissema le zoa. E cosa fa questa persona? Afferra il re, il viso del re, lo trascina, allora, per usare termini delicati, in una latrina piena di lordura. Poi dopo vi dirò la traduzione esatta. Che non vi è elecha il von gadol mise. Dunque, una vergogna più grande di questa, misesh affilu se che ne fisha, anche se lo fa solo per un istante, sheaklipot vesichra, come mai ci dà questo esempio? Perché proprio questo esempio, questo paragone? Visto che le klipot e la sitra vengono chiamati nikraim kitzoa kenoda. Dunque questa latrina piena di lordura. Dunque, quando una persona commette un peccato, è come se trascinasse Dio stesso, visto che la propria anima, la propria... Cos'è la persona? È la sua anima, soprattutto che è quella che rimane in te. E la sua anima da dove deriva? Mi ha detto, dalla Chochmah. E la Chochmah che cos'è? La Chochmah superiore è Hashem stesso. Dunque, dal momento che una persona commette o trasgredisce un peccato, in quel momento porta la divinità e Hashem nel posto più putrido possibile che possa esistere, che è rappresentato dalle forze opposte del male, dunque dalla Sitrafra e dalla Klipa, che sono queste forze che trascinano la Nefesh Abamit a peccare. Perché com'è possibile che un ebreo pecchi? Perché vi sono anche queste forze. Come c'è la Nefesh Elokit, vi è anche la Nefesh Abamit. Sare, come, sì. Come noi... esseri umani possiamo combattere questa parte opposta al bene, in quale, che armi ce le abbiamo? Sicuramente le armi, perché avendoci una parte di Hashem ce le abbiamo sicuramente. Ma dove le andiamo a trovare? Quali sono le armi che abbiamo per poterla combattere? Fantastica, Ruth, grazie. Allora, quali sono le armi? Allora, le armi sono una Nefesh Elohim. Risposta in due parole. Ossia, come il nostro... è una lotta, abbiamo parlato del Benoni. Noi siamo, vabbè, più, secondo la definizione del Tania, più Rashave Tocco che Benoni. Magari fossimo Benoni. Magari fossimo Benoni. Allora, se il Benoni ha questa lotta continua, Benoni che è quello che non ha mai trasgredito un peccato... nessuna delle vesti dell'anima, cioè né persone, né nella parola, né nelle azioni. Però la lotta c'è. Yetzer Hara esiste ancora, è sotto anestesia anche totale, però esiste. Tanto di più noi. Questa lotta, questa forza, noi ce l'abbiamo. Perché come abbiamo la Nefesh Abrahami, Zeleum Azebara Hashem, questo concetto anche molto importante da conoscere, che Hashem ha creato le forze del male a pari passo con le forze del bene. Cioè, sono una opposta all'altra, e vanno a braccetto. Infatti il peccato capitale che vedremo settimana prossima, cioè che vedremo più avanti, che è il Cheta Egel, quando Ibn Israel erano a dei livelli massimi, dopo le dieci piaghe, dopo Kriyat Yam Suf, Mihamat Amalek, hanno visto miracoli, come abbiamo detto, solo nel Kriyat Yam Suf, Ratashif Halayam, ma ce l'ora Navi. Nel senso, abbiamo visto, cioè, visto la... per quanto umanamente si possa, la divinità. Eppure, proprio lì, si è arrivato al peccato più grave, perché va a pari passo. Dunque, sì, c'è Yetzer Hara, sì, c'è la Nefesh Abami, però abbiamo la Nefesh Elohim. E dobbiamo noi, Itaruta del Tata, risvegliarci dal basso, cioè da fare questo sforzo, e che possiamo fare, che abbiamo tutta la capacità spirituale, intellettuale,
emotiva di poter sopraffare queste forze del male che sono in noi. La Malek di cui abbiamo parlato ieri sera, gli Yetzerara, la Sitrahla, la Klipa, tutte queste cose che rappresentano le forze negative, noi abbiamo altrettanto forze positive e dobbiamo fare, è un lavoro psicologico nostro. No, non posso, sono ebrea, sono legata a Hashem, sono una creatura di Hashem. E come Yosef HaTzadik, perché è chiamato il Tzadik par excellence, ragazzo giovanissimo, 17enne, bellissimo, questa bellissima donna che lo vuole, che lo attrae, e umanamente avrebbe fatto, commesso questo peccato, però no, non posso, Hashem non me lo permette. E dunque questo trattenersi, anche quando ci sembra mission impossible, ma non è mai mission impossible, quello che ci dice la Torah, dal momento che Hashem ci mette alla prova, ci dà le forze per sormontarla, per superarla. È a noi di trovare queste forze che ci sono e le abbiamo, risvegliarle e fare sì che possiamo far fronte a tutte queste prove della vita e ai peccati che ci però ci sono tante averotte, eh? Soltanto veramente chi ha un background di, insomma, di studi eccetera, ci sono tante averotte che noi tra virgolette comuni mortali o per prima non le conosciamo profondamente e rischiamo di cadere in peccati, sì, ok, per questo per Yom Kippur diciamo i peccati, tutta la confessione dei peccati, ma voglio dire, quanto bisogna sapere per saper conoscere? Esatto, allora per questo, giustissimo, l'importanza dello studio. Vetalmud Torah che neged kulam. Come mia mamma sempre dava questo esempio di un bicchiere con del veleno. Allora uno prende il bicchiere, beve, ah ma non sapevo. Non è perché non lo sapevi che non ti avveleni, che non ti ritrovi all'ospedale nel migliore dei casi. Voglio dire, devi sapere. Abbiamo l'obbligo di sapere, dobbiamo studiare per sapere quello che è velenoso per la nostra anima, che è eterna, e non intaccarla e non portarla, come abbiamo detto oggi, nel Kitzoa, nelle Sitrafra e nella Tumà. Dunque, mi viene da pensare che sarà la fine dei nostri giorni, forse impareremo qualcosa perché sono talmente tante le... Sì, le... abbiamo tutta una vita davanti, Be'ezrat Hashem, in salute e gioia insieme per studiare tantissimo di Torah e di Mitzvot, e più Torah studi più ti proteggi, più crei questa barriera, come adesso, no, che ci sono, parlando del virus, tutti questi vaccini, ci vacciniamo contro la Sitrahra, ecco, per in chiave moderna, termini in chiave moderna. Volevo, allora ragazzi, cosa, preparatevi, oggi abbiamo due pagine ma ce la faremo come sempre. Sara, Elisheva voleva volevo chiedere una cosa. Ah, no, sentito. Ho la mano alzata da mezz'ora. Ah, scusa, ma vi ho detto che no, devo avere un iPad, un computer. Dai, adesso presto, Be'ezrat Hashem. No, volevo dire, quindi se Am Israel è considerato tutt'uno, no? I peccati di un solo ebreo, di un singolo ebreo, no? Ricadono anche su di me, su di te, su tutti gli altri? Esatto. Perché la mia non vuole essere la Shonara, per carità, però da quando sono arrivata in Israele ho visto, mi sono resa conto che qua sono più i non religiosi che i religiosi, no? Ho notato che Israele è stata la creazione dello Stato di Israele è stata una cosa bellissima, ma ha fatto sì che molti ebrei adesso si sentano prima israeliani e brava, poi ebrei. Brava! Perché ne ho conosciuti. Israele ti sta applaudendo. No, perché ne ho conosciuti tanti, che studiavano anche a Parma, medicina, veterinaria, eccetera. E quindi
in questo modo, come può il singolo, che magari poverino cerca di osservare tutto, e lo Shabbat, e le mitzvot, la tzedakah, e a destra, a sinistra, cosa può fare se poi, per esempio, i tre quarti di Israele... Non fa Kippur, non fa Kippur. No, ma non solo Kippur. No, per dire una cosa grave. Anche i più lontani. Allora, cioè, buonissima domanda, diceva, fantastica domanda. A parte che, a proposito, che non vi vedo tutte, ma ho visto che c'è Esther da Trieste, che c'è Rossella da Firenze, che c'è la Morabela da Milano, che c'è Barbara Zarfati da Tel Aviv, a Sara... Dunque, Bruchot Abbot a tutte, a Francesca, per chi non avesse ancora salutato, premetto. Detto ciò, Eliseva, adesso capisci l'importanza dei Chabad. Ecco, te lo dico in una frase. Ecco perché i Chabad, il Rebbe, ha mandato Shluchim in tutto il mondo, anche nei posti più remoti, coppie giovani, senza famiglia, senza sostentamento, senza parnasà. In tutti i posti, negli angoli del mondo, io avevo mia sorella Miriam Batrachel, Refua Shlema, che è stata per 30 anni a Kinshasa, nel Congo. Wow. Come tanti altri, vi posso dire che non è, cioè, le difficoltà materiali, sociali, cioè a tutti i livelli, sono difficoltà che uno non si immagina neanche. Tutto questo perché? Per avvicinare appunto il più ebrei possibile all'osservanza della Torah e Mitzvot. Primo, in modo altruista, perché come abbiamo detto nella Torah, Ve'afta le'erecha kamocha, devi amare il tuo prossimo come te stesso, dunque tutto quello che di bene tu hai devi condividerlo con l'altro, bene materiale, tanto di più bene spirituale. In più c'è un lato, non direi egoistico, ma anche, diciamo, logico, dove oh ragazzo, tu pecchi, però io ci sono nella stessa barca. Guarda, io il buco me lo faccio nella mia cabina e io mi voglio suicidare e voglio fare questo buco e voglio annegare. Figliolo, sì, però vedi che la tua cabina fa parte della nave e se tu fai un buco nella tua cabina non sarai solo tu ad annegare. E questo è Am Israel, siamo tutt'uno, dunque i peccati di tutti, ma anche, attenzione, le mitzvot, i massim tovim. Come vi ho detto più volte, questa lezione che noi facciamo in particolare, poi questa della mattina, ha un valore che non potete neanche immaginare, ma neanche lontanamente. A proposito, c'era uno che ha subito una morte cerebrale, è praticamente morto e risuscitato, un ragazzo, e ha fatto delle diciamo conferenze in tutta Israele dove raccontava questa sua esperienza post-mortem. Anche la mia mamma, anche la mia mamma. Anche tua mamma. Zivra Levraha. Zivra Levraha. E allora, a parte questa luce, eccetera, no, che tanti hanno sperimentato, ma proprio diceva, non abbiamo la più pallida idea, ma neanche lontanamente, dell'effetto di ogni mitzvah di ognuno di noi in questo mondo, nei mondi celesti. Poi ha parlato del tzitzit in particolare, questo sapete, mi ha toccato. Comunque, cosa voglio dire? Che per quello, allora dice, vabbè, io devo fare la mia, non è che posso essere responsabile per tutti gli altri. Allora, non posso essere responsabile per 6 milioni di persone, no, però nel mio piccolo, io Sara, io Eliseva, io Ruth, ognuna nel suo ha un dovere specifico. Avete visto, vi avevo mandato anche il video di Laura, la nostra amica Miriam Laura Baruzzo, lei che si trova a Ulla, va nelle scuole, parla della Shoah, parla, ognuno nel suo, tutte abbiamo da dare, tutte, non solo può dire, ah no, ma io non sono portata, cioè quello che è portata a dare shiurim, a dare conferenze, a parlare con centinaia di persone, l'altra, anche una persona, ognuno con la sua neshama, con la sua personalità, col suo essere, deve dare, e questo dare all'altro è come se tu avessi dato a 1000 persone, ed è una catena, come Hashem ha mandato il Rebbe in questo mondo, il Rebbe ha mandato 4000 emissari, ogni emissario ha avvicinato chi 10, chi 100, chi 1000 persone e via dicendo, dunque è così una catena di Kdusha e Hatzlacha. Dunque sì, da un canto dice vabbè, sono, come hai detto bene, cioè, sono responsabile di tutto, non posso, cioè io devo essere responsabile per me stessa, in primis per noi stessi di sicuro, però cercare anche
tramite una telefonata, un dvartorà, un minimo, ognuno nel suo, di dare al prossimo. E facendo ciò fai sì che su di te poi vengano solo, Bezrat Hashem, le mitzvot degli altri e non il contrario. Ecco, dando la tua parte. Sai, una volta ho fatto... È bellissimo il tuo capello, Ruth, scusi, eh? Ah, abbiamo, grazie. Fra noi, da pittrice. Sì, c'ho una mano. Allora, una volta stavo già a Catania, c'era uno Shabbat mondiale, dove era auspicabile fare, insomma, tutti i Shabbat, rispettare lo Shabbat. Sì, sì, sì. Ok, allora ho fatto uno Shabbat a casa mia, non qui a un'altra casa, per cui è circa 6 anni fa. Ho invitato tante persone, che non amici, che non facevano Shabbat. L'unica richiesta che ho fatto, c'erano persone che venivano da Tel Aviv, da fuori, di non usare i cellulari, di non fumare, di provare a rispettare lo Shabbat. Beh, nel mio piccolo, in quel contesto, nel mio piccolo, nel senso che è stata una volta, però gli volevo regalare la gioia dello Shabbat. Fantastica. E tante persone lo hanno, erano 3-4 persone. Wow, che schut, Ruth, che schut che hai, immenso. A proposito di Shabbat, che abbiamo parlato proprio oggi nel Tania, appunto dell'importanza dello Shabbat, fantastica. Tischire mitzvot te e tutte quante, ognuna nel suo. Io so anche delle mitzvot di Chayamushka, tra me e lei a quattro occhi, e tante altre, ognuna di voi, ognuna di voi. Sicuramente. Parlare. A proposito di Shluchim de Rebbe, abbiamo una shluch, anzi due shluchot con noi. Abbiamo Esther Giorgi di Haddad di Trieste, abbiamo la Morabela, ne abbiamo di shluchot anche proprio di fatto. Baruch Hashem, Zachinu. Allora, tutte ragazze, pagina 291, siamo alla sesta chiamata, le prescrizioni relative alla mano. Allora, mi lancio velocemente. Hashem parlò a Mosè dicendo: ho udito le proteste dei figli di Israele, parla a loro e di: verso sera voi mangerete come carne, e al mattino sarete sazi di pane e vi renderete conto che io sono Hashem, il vostro Signore. Vai davvero Adonai Mosè Lemor, dunque siamo a 11, adesso arrivo al 12, Shamati et lunot ben Israel, davvero Elaim Lemor, ben arba in tofu vassar, o avoker tisbeulachem, vida a te, che a mia Adonai Elohechem. Alla sera venne che le quali si levarono in volo e ricoprirono l'accampamento, al mattino tutto attorno all'accampamento c'era uno stato di rugiada. Dunque, ecco, avete richiesto del cibo, avete richiesto della carne, ecco a voi la man, ecco a voi le quattro. Allora Haslav vai baere vata'al Haslav atechas et amachane ubaboker eta shechvat atal saviv la machane. Vediamo cosa ci dice Rashi 13. Haslav, dunque sì, capitolo 16, Rashi 13, siete tutti con me? Allora, le quaglie è un genere di volatile molto grasso, min of veshamen meod. Haita shechvat atal, dunque c'era uno strato di rugiada, la rugiada era sopra la manna, e in un altro passo è scritto: e quando scese la rugiada, cade la manna. E, come vediamo in Bamidbar 11:9, la rugiada scende a terra, e sopra scende la manna, quindi torna a scendervi la rugiada, sicché la manna era come se fosse rinchiusa, racchiusa in un cofanetto. Ed è come vi ho ricordato ieri quello che facciamo Shabbat, venerdì sera, mettiamo il vassoio, più bello è, meglio è, perché vi dico Shabbat, in onore dello Shabbat, poi le chalot e poi le ricopriamo. Allora, Aita Shabbat Atal, Atal Shocheva la manu, Makom Acher Uomer, Uvrede Tatal Vigomer, Atal Yore Dalla Arez, Vaman Yore Dalla Ve, Choser Ve Yore Dalla La, Ve Reuki Munach Ve Kufsa. 14, Chayamushka, e vai! Quando lo strato di rugiada evaporò, ecco che sulla superficie del deserto apparve uno strato sottile, fine come brina, rimasto scoperto sul terreno.
Vatal shechvat atal veine al pnei amidbar dak mechuspas dak kakfor alaretz. Allora, vatal shechvat atal. Fu evaporato lo strato. Allora, cosa ci spiega Rashi? Quando si leva il sole, la rugiada che è sulla mano evapora quasi a salire verso il sole, come appunto di solito avviene. Così, se tu riempi un guscio d'uovo di rugiada, lo chiudi e poi lo esponi al sole, la rugiada si volatizza nell'aria. Ksham achama zorachat ole atal shalama nikrat achama che derech tal ole likrat achama. Afi af intema leshfoferet shel betza tal vetistomet pia vetanicha bachama iola me'elea bavle. E i nostri maestri hanno dato questa interpretazione, che la rugiada evapora nell'aria e, volatizzatosi lo strato di rugiada, appare la man per cui gli ebrei videro qualcosa di minuto e granuloso, scoperto. Rabotenu da shusha talole minar zbavi, ve caloce fatta tal nidgala man vera uvine al pneamidbar de gore. Dak davar dak, mechuspas, come brina gelata. Allora, come brina gelata? Allora, megullè, vendomelo va migra. Dunque, scoperto, e non troviamo altri esempi simili nella Torah. Vieshlomar mechospas shelshon chafisa udlu schema, shevesha mishna. שנתגלה משכבת הטל, ראו שהיה דבר דק מחוספס בתוכו בין שתי שכבות הטל. ויום כלוס תרגם מקלף לשון מחשוף הלבן. נוקו, אינטרה נלטימולוגיה דל טרמי. ככפור, כפור גלידה בלעז, דק כגיר, כאבני גיר. והוא מין צבע שחור כדמרינן גבי כיסוי הדם, הגיר והזרניך. דק כגיר, כגלידה על ארעה. דק היה כגיר ושוכב מגולח כקרח על הארץ, וכן פירושו דק הכפור, שטוח קלוש ומכובל כגליד. דק תנביש ולס, שהיה מגליד גלד דק מלמעלה, וכגיד שתהיה מוקלוס תוספת הוא הלשון העברית, ואין לו טבע בפסוק. È interessante, però oggi abbiamo tantissimi rashi, dunque etimologie, grammatica, salterò un po'. Ok, andiamo al 15, vai. Mushka? Sì. Allora. 15 e 16. Così, quale capitolo? Scusami. Quale capitolo 16, Pasuk 15. Ecco, sì, grazie. 15. Hai Mushka? I figli di Israele la videro e dissero l'uno l'altro, è un alimento già pronto, perché essi non sapevano esattamente che tipo di cibo fosse. Mosè disse loro, questo è il pane che l'Eterno vi ha dato da mangiare. Questo è quanto l'Eterno ha ordinato. Raccoglietene ciascuno a seconda di quanto ognuno prevede di mangiarne. La misura di un omer a persona, secondo il numero delle persone che vivono con voi. Ciascuno ne prenda per coloro che sono nella sua tenda. Ecco, abbiamo tutte le direttive qua. Allora, vai rubni strave amru ishlachi manhu. כי לא ידעו מה הוא. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכלה. מן הוא הכנת מזון הוא כמו וימן להם המלך. מוקוי פרפרציוני דל ציבולי. כי לא ידעו מה הוא שקראו בשמו. נוספים לנו כזה פוסה פרדליון נומה. סדיצ'י, זה הדבר אשר ציווה אדוני, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר בעולה תיקחו. Allora, Omer, che cos'è questo Omer? 16, il nome di una misura di capacità. Shemidah. Mispar nafshotechem, secondo il numero delle persone, secondo il numero delle persone che coabitano nella tenda. Prenderete un Omer a testa. 17, Rachel. Tov, 17, vai. I figli di Israele fecero così e la raccolsero, chi troppo, chi meno del necessario. Allora, bravissima, vai a Suchen ben Israel, perché il tuo amarbeva mamita ha saputo fermarsi che c'è il Rashi, Rachel,
Allora, Habar beve meat, dunque 17, chi più e chi meno? Allora, alcuni ne raccolsero di più ed altri di meno, e quando giunsero in casa, misurarono la porzione di ognuno dalla quantità complessiva che avevano raccolto e riscontrarono che chi ne aveva raccolto di più non superava l'omer di ciascuna persona che risiedeva nella tenda e quello che ne aveva raccolto di meno non aveva meno di un omer, e questo fu un grande miracolo che si verificò rispetto alla mano. Yeshe lattu arbe, yeshe lattu meat, uksebau levetam, ma de duba omer, ish ish ma she lattu. Umatsu, shamar ben il kot, lo edi fa l'omer la gulgolet a cerveolo, vehamam it il kot, lo mazzaha serme omer la gulgolet, veseu nes gadol shenasabo. 18, 19, e vai anche per il 20 che ieri non c'eri. Tuttavia, quando la misurarono con un omer, chi ne aveva raccolta in eccesso non risultò averne troppa, e chi ne aveva preso di meno non ne risultò carente. Ciascuno ne aveva raccolto esattamente secondo quanto ne avrebbe potuto mangiare. Mosè disse loro: nessuno ne avanzi fino al mattino. Datan e Aviram non diedero ascolto a Mosè e ne avanzarono fino al mattino. Questa produsse vermi e si deteriorò, e Mosè si adirò contro di loro. Esatto, perché abbiamo detto che non bisognava tenere. Ma questi due hanno precedenti allora? Ma questi Datan e Aviram famigerati Datan e Aviram. Qua Mosè Rabbeinu ha dovuto scappare dall'Egitto a suo tempo perché avevano i famosi delatori, vi ricordate, quando l'hanno visto uccidere l'egiziano? Ah! E poi l'indomani Mosè Rabbeinu li vede alzare la mano uno contro l'altro. Cioè, Vaimer la rasha l'amata kereha, dice al malvagio: perché colpisci tuo amico? In realtà aveva solo alzato la mano, e Rashi dice: da qui chi alza la mano è considerato un rasha. E allora al che gli rispondono: ah, l'arghinia taomer kashar ratta e tamizri, ah, vuoi ucciderci come hai ucciso l'egiziano? Ve lo dico a memoria invece di farvi cercare adesso il tzuki, perché non abbiamo tempo. E al che Moshe va in rameod, va yomar achenno da davar, e disse: ah, adesso la cosa è risaputa. Allora Rashi dice: ah, non sapevo perché tra 70 popoli di Israele dovevano essere colpiti, adesso però lo so, e dunque semplicemente, letteralmente, adesso la cosa si sa e sono in pericolo. E fino adesso non capivo perché dobbiamo essere proprio noi sotto questa schiavitù atroce, ma adesso che vedo dei delatori fra noi capisco. E che infatti vanno e da Tami Aviran e riferiscono al faraone, il faraone vuole ucciderlo, miracolosamente Mosè si salva, finché a un certo punto Hashem, che gli dà la missione di tornare in Egitto e di salvare il popolo, e dice: Chimeto anashima shervi a me facime paneha. Gli uomini che hanno che volevano la tua morte sono, no, che ti perseguitavano, sono morti. In realtà li vediamo vivi e vegeti, li vedremo anche più avanti in Bamidbar con Cora. Perché, e da qui Rashi dice che come hanno perso tutti i loro averi e il povero è considerato come morto. Però, come vedete, fisicamente erano belli vivi vecide, e di nuovo eccoli qua, famigerati da Tande Averà. Vediamo adesso nel Rashi 20. Allora, prima leggiamo il Tsukim, abbiamo letto 18, 19, 20, dunque in Rashana Kodesh, Vayamodu Baomer, veloi di famar beve amam iklu echsir ish le fiochlo laka. Vayomer Moshe alem, ish alio termi meno ad boker. Velo Shamuel Moshe, vayotiro anashimi meno ad boker, vayarunto la in vayv ash vayk tzofa lehem Moshe. Vayotiro anashim, a chi si riferisce? Questi anashim chi sono? Ne fecero avanzare, furono Datan e Aviram. Vayaruntolaim, si formavano vermi. Il termine è la stessa radice della parola vermi. Vayaruntolaim leshon rima. Vayarum rima. Vayiv ash e puzzò, 3D. Questo inverso è un verso invertito. Infatti avrebbe dovuto dire che prima puzzò, poi invermi. Invermini. Così, come detto, e non puzzò, ne vi furono vermi. Questo è in genere il processo di una cosa che si guasta ed inverminisce. Allora,
הרי זה מקרא הפוך שבתחילה הביש ולבסוף התליע, כעניין שנאמר ולא הביש ורימה לא הייתה בו, וכן דרך כל המתליעים. וינטורנו, וי רונה! Da allora, la cosero mattina per mattina, ciascuno a seconda delle proprie necessità, nelle prime ore, perché via via che il sole si faceva caldo, si fondeva. Basta così? Sì. Vel che tu otto baboker, baboker, ischi fiochlo, vechama shemesh venamas. 21. Vechama shemesh venamas. Il sole si scaldava e si fondeva. Allora, quello che restava nella campagna diveniva liquido e lo bevevano i cervi e i caprioli. Le genti cacciavano queste bestie e assaporavano con le carni degli animali la manna e così prendevano conoscenza del privilegio toccato ad Am Israel. Hanishar basadena asa nechalim veshotim imeno ayalim tzvaim veumot olam sadim mehem vetoamim bahem tam man veyodim ma shifchan shel Israel. Venamas pashar lasham koshrim al idei ha-shemesh mikamem muafshir. Dunque si fondeva grazie al sole, al calore del sole. Venamas, dunque si fondeva, anche lo traduce con l'espressione pashar, dunque che ha lo stesso significato di poshrim, acqua tiepida, acqua calda. Sotto l'effetto del sole che la riscalda, essa diviene tepida. In francese, détempéré. Allora, venamas, dunque distemprir, dunque détempéré, un esempio analogo, vedugmato, un esempio analogo, ve Sanedrin, nel Talmud di Sanedrin, besof dall'Ermitot, nel capitolo che comincia con la parola quattro morti, eccetera. 21, 22, 21, abbiamo concluso, adesso 22, vai Rone ancora. Oh. Ora avvenne nel sesto giorno, essi raccolsero doppia razione, cioè due ome per ognuno. E allora tutti i capi tribù vennero ad annunciarlo, ad annunciarlo a Mosè. Allora, noi seguiamo intanto nel nostro, quando di venerdì misuravano la manna, si accorse che avevano raccolto un pane insolito, perché in misura doppia, ancora più saporito e fragrante del solito, due omer per ciascuno. Tutti i capi della comunità vennero e chiesero spiegazioni a Mosè, che non aveva ancora riferito loro le regole sullo Shabbat. Cioè, cosa sta succedendo? Perché oggi abbiamo doppio e così buono? Allora, vai Bayom Ashishi, l'Aktu Lech Mishneh, Shnei Omer, Lech Avevo, Konni Siei Dave, Yagidu Le Moshe. L'Aktu Lech Mishneh, 22, doppia razione. Quando misurarono nelle loro tende quello che avevano raccolto, riscontrarono che era il doppio, cioè due Omer ciascuno. Un'interpretazione midrashica cosa ci dice? Che una porzione doppia, Mishneh, è come se fosse Meshuneh. Mishneh da Meshuneh, differente, mutata, cioè in quel giorno mutò in meglio di odore e di sapore. Shemadedui klikitatam beolem, mazuki fly, Mishneh omer laechad. U midrash agada, lechem Mishneh Meshuneh, oto ayom nishtana leshevach berechov etam. Shem lagid shemayim ayu veloktiv Shneh omer laechad, ela Mishneh betam vara. Vayagidu le Moshe, vennero a riferirlo a Moshe. Allora gli domandarono quale fosse il rapporto di questo giorno, cioè del sabato, con gli altri giorni. Shalom, maiom yomai. Di qui noi impariamo che Mosè non aveva ancora loro parlato delle disposizioni di Shabbat di cui era stato comandato di riferire nel settimo giorno, quando prepararono, eccetera. Umikai nishe di Mosè, dai noi di lai Mosè parashat Shabbat shnistavalo marveya bayom ha-shishi ve'ekinu ve'gome. Ace shalom e zot. Dunque finché non l'hanno richiesto. Amar Lahem, Mosè invece non lo aveva fatto finché non glielo domandarono. Allora gli disse, questo che è ciò che mi è stato comandato di dirvi da Hashem, e io, ma io l'ho dimenticato. Per questo, come è scritto nel versetto, Hashem lo punì dicendoli, ad Anna Meantem, fino a quando rifiuterete di osservare i miei precetti e i miei insegnamenti, al plurale. Veloci o minaclal, così dicendo, Hashem non ha escluso Mosè dal rimprovero che mosse Ibn Israele. Allora, non perché lui non osservava, ma perché non ha riferito a tempo dovuto.
23. Vai ancora uno, René, poi passiamo a Liceva, poi a Sara Barbara e poi alle new entry se sono pronte a leggere. Allora. Ed egli loro rispose, ciò precisamente è quello che ha detto il Signore. Domani è solenne, giorno di riposo, e il sabato consacrato al Signore. Tutto quanto volete cuocere, cuocetelo oggi, e altrettanto dicasi per quello che volete cucinare. Tutto quanto avanzate, mettelo in riserva fino a domani. Tutto quanto avanzate. Ok, vi ho silenziato perché c'era un rumore di sottofondo. Poi ovviamente ognuna toglie il muto quando vuole intervenire o quando deve leggere. Allora, dunque, solo a questo punto Mosè disse loro, questo è quello che ha detto Hashem, domani è un giorno di completo riposo, sacro Shabbat ad Hashem. Oggi cuocerete in forno quello che desiderate cuocere, cucinate ciò che volete cucinare per due giorni. Tutto ciò che avanza tenetelo da parte da conservare fino al mattino. Allora, quanto volete cuocere? Quello che volete cuocere nel forno, cuocetelo oggi nella quantità occorrente per due giorni. E quello che dovete cucinare in acqua, cucinatelo pure oggi. L'espressione usata per cottura riguarda il pane. L'espressione usata per cucinare riguarda la pietanza cucinata. Tenetelo da parte, tenete da parte per conservarlo. Et asher tofu eifu, mashatem rotzim leifot batanur, eifu hayom, hakol lishneyamin. Uma shatem tzrichim lebasher mimenu bamayim, bashlu hayom. Leshon afia nofel belechem, ulshon bishul betafshin, le mishperet limgniza. 24 e 25, vai Liceva. Essi ne misero da parte fino al mattino seguente, come Mosè aveva ordinato, e questo non si deteriorò, né vi si trovarono vermi. Mosè disse? Ah sì. Mosè disse, mangiatene oggi, perché oggi è Shabbat per l'Eterno, per Hashem. Solo oggi non ne troverete nel campo. Esatto. Vai Anicho Toda Boker, Kasherzi va Mosè. Veloi vish verimano ai tabò. Ma io mer Mosè ichlu ayom, chi Shabbat ayom l'Adonai, ayom lotin tzau basade. Allora, 25, cosa ci insegna il Rashi 25? Mosè disse, mangiatelo oggi, cioè alla mattina, quando erano soliti uscire per raccogliere la manna, vennero a domandargli, dobbiamo uscire o no? E al che Mosè rispose, mangiate quello che avete già. A sera tornarono da lui, gli domandarono cosa si doveva fare circa l'uscita. Allora gli rispose, oggi è Shabbat. E vide che essi erano preoccupati perché ritenevano che la manna fosse finita e non cadesse più. Perciò disse loro, oggi non ne troverete nella campagna. Per quale ragione appunto disse oggi? Perché intendeva sottolineare oggi non ne troverete, ma domani, tranquilli, la troverete. ויאמר משה לכלו היום, שחרית שהיו רגילים לצאת ולרקוד באו לשאול אם נצאים לה, אמר להם, עת שבידכם יכלו. לערב חזרו לפניו ושאלו, מהו לצאת? אמר להם, שבת היום. ראה אותם דואגים, שמא פסק המן ולא ירד עוד, אמר להם, היום לא תמצאו. מה תלמוד לומר, היום? היום לא תמצאו, אבל מחר תמצאו. אבל תקפיטו תותו רשי וירוד דית אל הבריתה. Ma se timzau? Lo troverete, l'imzò, oh. Trovare. Ok, ah, è vero. Sì, ogni tanto chiedetemi anche una frase, se vi manca un termine per capire, allora ecco, brava Elisina. Fosse solo uno. Infatti io ridevo, mi sono fatta una bella risata, se dovessi chiedere tutte quelle cose. Fantastiche siete, vai, 26. La raccoglierete per sei giorni, ma il settimo giorno è Shabbat. In quel giorno e in tutti quelli festivi non ve ne sarà. Bravissima. Allora, sceshet yamim tirketu vayom ashvi Shabbat lo yevo. 26, nel settimo giorno è Shabbat, e non vi sarà la manna, ripetendo qui che il settimo giorno è Shabbat. Questo verso sembra essere superfluo, in quanto la disposizione del Shabbat era già stata indicata nel verso precedente, come abbiamo visto. Questa ripetizione serviva per includere anche il giorno di Kippur e i giorni di festa solenne, perché in tali giorni non sarebbe caduta la manna. Uvayom ashvi Shabbat, Shabbat hu, haman lo yebo, velo ba katuv ela le rabot yom ha kippurim ve yamim tovim.
27-28, un attimo che vedo se Sara è libera. Hello, ciao Sara! Ciao a tutti! Ciao Barbara, allora, dai, rifatti un po'! 27-28, ok. Quando venne il settimo giorno, alcune persone del popolo uscirono a raccogliere la manna, ma non ne trovarono. L'Eterno disse a Mosè: fino a quando vi rifiuterete di osservare i miei precetti e le mie leggi? Ecco qui la frase che abbiamo detto prima, dove c'è il plurale, dove include anche Moshe Rabbeinu. Non è che Moshe non avesse trasgredito Chas v'Shalom Shabbat, ma il fatto che non avesse detto a tempo dovuto le leggi di Shabbat al popolo, non ha riferito, allora lo include. Allora, vediamolo sul testo, 27-28. Vaiba yomashvi yatsumina amlil kot velo mazzao. Vaiomer Adonai Moshe ad ana meante mishmor mitzvotai vetorotai. 28. Fino a quando vi rifiuterete di osservare i miei precetti e i miei insegnamenti, punto di domanda e di disperazione di Hashem? Un proverbio popolare dice: con l'erbaccia spesso si radica anche il carrubo, cioè per colpa dei malvagi cadono in disgrazia anche i buoni. E quindi, quello che diceva Eliseva prima. Chip, come si dice, no? E i bambini quando dicono la stessa cosa allo stesso momento. Chip. Ecco, esatto, abbiamo tutti afferrato. Scusami Sara, ma questa cosa del carrubo la dice Rashi? No, è riportata nel Amud Alef, Babakama, Tzadik Bet. Ok, Giudà. Ah, Talmud, ok. Sì. Allora, Adana Meante, Mashal Hediotu, Bahadi Hutzala Kiharba. In aramaico, nel Talmud. Alieder Shaim, Midganin Haksherim. Più che cadono in disgrazia, gnut anche, vabbè, sì, no, si potrebbe tradurre anche in un altro modo. Ok, 29, e vai Sara Barbara, 29 ti fermi e poi 30 e 31. 29, vedete con i vostri occhi che è l'Eterno che vi ha dato lo Shabbat, ed è per questo che il sesto giorno compie un miracolo e vi dà il pane sufficiente per due giorni. Ognuno deve rimanere al suo posto. Nel settimo giorno, non essendoci la manna, nessuno dovrà uscire dal luogo dove si trova per raccoglierla, né potrà allontanarsi dall'accampamento più di 2000 amot. Allora, dopo che Mosè ha spiegato, loro stessi hanno visto che c'è la doppia reazione, hanno chiesto cos'è sta cosa, ma non sapevano dargli un nome. E Moshe gli ha spiegato, poi dopo arriva Shabbat, vedono doppia, vedono da Moshe cosa succede, Moshe gli spiega, è Shabbat, doppia razione, anche le feste, anche Kippur, non scenderà di Shabbat, dovrete servire. Dopo tutto ciò, questi ancora c'è chi è uscito. E lì Hashem, no però, adesso. E Hashem si addira. E qui vediamo nel 29, dunque guardate, considerate che Hashem vi ha dato Shabbat, è per quello che vi è dato la razione il sesto giorno. Dunque, che ognuna, per carità, di nuovo, ripeto, dice Mosè, rimanga dove si trova, non esca dalla propria abitazione il settimo giorno. Allora, considerate che Hashem vi ha dato Shabbat, considerate con i vostri occhi che proprio Hashem vi avverte a proposito dello Shabbat, visto che ogni vigilia di Shabbat si ripete il miracolo della doppia razione di pane. Reu be'enechem, che Adonai nechvodo mazir etchem al Shabbat, cioè il nes naaseh, בכל ערב שבת לתת לכם להכין יומיים. שבו איש תחתיו, מכאן סמכו חכמים 400 ליצא חוץ לתחום. שלוש לקופו ואחת לפישוט ידיים ורגליים. Allora, rimanga dove si trova, di cui i maestri derivano un sostegno alla norma secondo la quale una persona che vuole uscire dai limiti prescritti per il Shabbat non debba superare una distanza di 4 cubiti. Alietzi ishvim komo, elu alpai mamash tchum Shabbat. Allora, nessuno esca dalla propria abitazione, sono le 2000 braccia del limite sabbatico. Ma qui non è detto espressamente, perché tale limitazione del Shabbat è stata dettata dai Sofrim e la cosa essenziale, implicita nel versetto, riguarda la raccolta della manna. Elo alpai mamash tchum Shabbat, velo miforashen tchumin elami divrei Sofrim, asachet iruvin, veikarosh el mikra allokte amanne ma.
30-31, vai Sara. Eccomi. Pertanto, il popolo nel settimo giorno si riposò. Gli appartenenti alla casa di Israele chiamarono quel cibo manna. Era simile al rotondo seme di coriandolo, ma era bianco, e il suo sapore era come quello delle cialde fritte nel miele. Slurp, detta la topolino. 31. Vai clubet Israele cmo man, veu kezera gad lavan, veta mo kitzapechit vidvash. Veu kezera gad lavan. Rashi 31. Somigliava a grani di coriandolo. È una pianta di nome coriandre, il cui seme è tondo e non bianco, mentre la manna era bianca e somigliava ad un seme di coriandolo soltanto per la sua forma ovale. Era simile ad un seme di coriandolo ed era bianca. Veu kezera gad. Essef sheshmo coriandre, vezera shelo agol, ve eno lavan, ve manna ya lavan, ve eno nimcha lezera gad, e la lignia nel gul, kezera gad sha haya vehu lavan. Kitsa pichit, come una frittella, dalla pasta di farina fritta nell'olio, cosparsa di miele, chiamata iskritin nella lingua della Mishnah, e questa è anche la traduzione di un kilus. Batzek shemit tagnino tovidvash, pecorin lo iskritin vishon Mishnah. Vuoi targum shen un kilus. 32, vediamo. Sara, sì. Perché si sofferma tanto Rashi sulla descrizione dell'etimologia? Sulla descrizione della manna, del sapore, di come era fatta, di tutte queste informazioni. È importantissimo, come tutto nella Torah. Hashem si sofferma nella Torah, tutto viene studiato nel dettaglio, ogni punto, ogni virgola, figuriamoci la manna dal cielo, bisogna... Ma addirittura che erano frittelle. Sì, sì, importante, tutto è importante. Per, adesso, se vogliamo andare nel profondo... Diciamo che Hashem vuole mostrare il suo amore verso Ibn Israel. Quindi dal meglio, diciamo. Sì, il esatto, meglio del il meglio. Più bello, il più gusto, dunque di bell'aspetto, con un gusto prelibato e via dicendo. Ok. Dunque non ha dato loro giusto, saziatevi, vi do per 40 anni un qualcosa per non morire di fame, per sopravvivere, e tu lo... No, qualcosa di... bello, di piacevole all'occhio e al tatto, okay. E al gusto. E vai che il tuo turno. Ah, il mio. 32. 32 e poi mi fermo al 33. E poi, brava, hai capito, avete capito il sistema. Ti fermi, poi 33 ti fermi, poi fino a 35, vai. Moshe disse, questo è quanto l'Eterno ha comandato, un'intera misura di Omer. Di essa deve essere conservata quale esempio per le vostre future generazioni, così che possano vedere il pane con il quale vi ho nutrito nel deserto quando vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Vayomer Moshe zeh davar asher tzivah Adonai mloha omer mimenu lemishmeret ledorotechem leman ir'u et halechem asher echalti etchem bamidbar Beotzi etchem me'eretz Mitzrayim. Dunque che rimanga per sempre un segno che io vi ho dato alla manna. Allora, rimanga in deposito, messa da parte per le vostre generazioni ai tempi di Irmia, quando il profeta li riproverava dicendo loro: perché non vi occupate della Torah? Cosa rispondevano gli Israele? Lasceremo il nostro lavoro e ci occuperemo della Torah? E allora, dove trarremo il nostro sostentamento? Punto di domanda. Allora, Ermia gli mostrava loro il vaso contenente la manna e diceva: considerate la parola di Hashem. Qui non è scritto ascoltate, ma considerate, osservate. Di questa si nutrirono i vostri padri, molti mezzi Hashem per provvedere al cibo di coloro che lo temono. Le mishmeret li gnisa, le dorotechem, mi me Irmiau, shaya Irmiau mochecham, lama enatem oskim batora, vehem omrim, naniach mlachtenu venasok batora, mechan nitparnes, hotzi lahem tzimtzenet aman, amar lahem, hador, aten, re'u dvar Adonai, shim'u lo nemar, era r'u, baze nitparnesu avotechem,
Harbe shluchim yesh lo lamakom lachin mazon liria. 33. Dopo la costruzione della tenda del convegno, infatti, Mosè disse a Aaron: prendi un'anfora, mettici dentro una misura di omer di manna e ponila dinanzi all'arca dell'Eterno, da conservare per le vostre future generazioni. Vayomer Moshe l'Aaron, kach tzimtzenet achat, venten sham amlo haomer man, veanachoto lifnei Adonai lemishmeret leodotechem. Dunque Moshe riferisce a Aaron che è il sommo sacerdote, che è colui che serve nel Mishkan e poi la sua discendenza nel Bet Hamikdash. E mi raccomando che sia questa zinzenet, dunque un vaso d'argilla, come traduce il Targum, zinzenet lo chichel cheres che targumò, veanachoto lifnei Adonai, ponilo di fronte ad Hashem. In questo verso non è detto quando sarà stata costruita la tenda della radunanza, ma è comunque scritto qui nel punto appropriato, cioè nel vano riguardante la mano. Veanachoto lifnei Adonai, lifnei Aaron, dunque deve essere posto davanti all'arca. Velone emara mikarze ad shenivne oel moed e la shenichtav kan beparashat aman. Ok, vai 34-35. Come l'Eterno aveva comandato a Mosè, Aaron prese l'anfora dinanzi all'arca della testimonianza come oggetto da conservare. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni finché non giunsero a una terra abitata dopo aver attraversato il fiume Giordano. Tuttavia la manna discese solo fino a quando arrivavano alla pianura di Moab, al confine della terra di Canaan, dove morì Mosè prima di attraversare il Giordano. Dal 7 di Adar al 16 di Nisan, essi mangiarono la manna che raccolsero quel giorno. Voilà, penultimo passo di oggi. Allora, i Bnei Israele mangiarono dunque la manna per 40 anni, finché giunsero in terra abitata, ossia all'estremità della terra di Canaan, per 40 anni. Non mancano 30 giorni, facendo il calcolo che non abbiamo tempo di fare. Infatti la manna scese per la prima volta, abbiamo detto, se vi ricordate, il 15 di Iyar. Sì. E c'è solo il 15 di Nisan. Infatti è scritto la manna c'è solo l'indomani. Ma noi sappiamo da un verso precedente che nelle focacce che gli ebrei portarono con sé dall'Egitto, vi assaporarono il sapore della manna. Allora, Arbaim Shana, velo chaser shloshim yom, share betetvav beiyar, yarad lahem aman tchila, o betetvav benisan pasak, shenemar veshvot aman mimachorat, e la magicia o kol shotziu esra benizaren tamu baem tamma. E l'erez noshavet all'estremità della terra di, no, in terra abitata, pardon. Allora, dopo che avessero attraversato il Giordano, perché la terra al di là del Giordano era abitata e buona, infatti è detto, lasciami passare affinché veda la buona terra che è al di là del Giordano. Anche il Targum che lo traduce con un termine che significa abitata. Mentre io dico in italiano, cercate di guardare voi in ebraico, così poi capite. Le'achar shavru et ha'yarden, shota shever ve'ha'yarden yoshev et v'tovash, ne'emar ebra nave eret ha'aretz ha'tovash arvei ve'ha'yarden. Ve'targum shel noshavet yot vata. Razzano mar Moshe, Rashi Asha, all'estremità della terra di Canaan, il Tse Eretz Canaan. All'inizio del confine, Bitfidat Agvul, Kodem Shavru et Ha'Yarden, prima di passare il Giordano, Ve'u Arvot Moav, cioè nelle pianure di Moav, Nimzehu Machishin Zeze, ci sarebbe una contraddizione. E la Be'arvot Moav, Kshemet Moshe Bezain Be'adar, dunque il fatto che nelle pianure di Moav, quando Moshe morì, il 7 di Adar, la manna effettivamente cessò di cadere, passa Caman le re. Essi però avevano da conservare una sufficiente riserva di man che avevano raccolto quel giorno. Venista cumi mance la tubo bayom, acci crivo amombre cesciasa sivan, finché avessero portato l'offerta dell'Omer il 16 di Nissan, nella stessa terra di Canaan, come è scritto, ce ne marva, io plume avorare, mi machorata pesach. Ed essi mangiarono il prodotto dalla terra l'indomani dopo Pesach. Ultimo passuk, l'Omer corrisponde ad un decimo di Efa. Ve Omer asserita Efa U. Asserita Efa, Rashi, la decima parte. L'Efa corrisponde a 3 Seot. E la Sea corrisponde a 6 Kabin. Il Kab corrisponde a 4 Log. E il Log ha la capacità di 6 uova. Ne risulta che un decimo di Efa, anche la matematica, abbiamo tutto, grammatica, matematica, tutto nel Rashi,
Io so discalcola. Ne risulta che un decimo di efa sono 43 uova e un quinto. Questo costituisce il minimo della pasta che si può prelevare la challah ed altre offerte. Allora, efa shalosh sin, vaseha vavkabin, vakav daled lugin, vealot shisha betzim, nimsa asirit efa, mem gimel betzim vechomesh betza, veushiur la challah velamnachot. Voilà, finito Chumash. Ok, fantastiche. Adesso riprendiamo. Sara, non ho capito perché prima parlavi dei 30 giorni mancanti. Quali sono questi 30 giorni mancanti? Non l'ho seguito. Dopo allora, sì, vabbè, è tutto un calcolo di Rashi che non riprendo adesso perché abbiamo già sforato di quanto okay, dopo. Lo facciamo dopo. Va bene, lo facciamo dopo. Allora, e Aintet, dunque siamo a 79. Oggi 79, 80, 81, 82. Vado. Mismor le asaf Elohim, ba'uim benachalatecha, timu etecha al kodcecha, samu et Yerushalayim le'iyim, natnu et nivlat avadecha, ma'achal le'of ha'shamayim, besar chasidecha le'chaito aretz, shafchu damam kamayim svivot Yerushalayim ve'en kover. Ha'inu cherpa lishchenenu, la'ag vakeles lisvivotenu. Adma Adonai te'enaf lanetzach, tiv'ar kmo esh kinatecha. Shfoch ha'matcha el agoyim asher lo yedaucha, ve'al mamlachot asher b'shimcha lo karau. Ki achal et Yaakov ed naveu esham. Al tizkor lanu avonot rishonim, maher yikadmunu rachamecha, ki dalonu me'od. Ozreinu Elohe ish'enu al dvar kvot shmecha, ve'atzilenu v'chaper al chatotenu neman shmecha. Lama yomru agoyim, Aye Elohehem, ivada bagoim leenenu nikmat dam avadecha shafuch. Tavo lefanecha nikatasir, kegodel zroacha hoter v'nitmuta, vehashev lishchenenu shivatayim el chikam, cherpatam asher cherfuch Adonai, va'anachnu, amcha v'tzon mar'itecha, nodelecha leolam ledor vador nesaper tehilatecha. Comunque vi consiglio a tutte, quando finiamo il Teilim ogni giorno, lasciate il segno, così quando vi dico il Teilim di oggi, voi già avete da un giorno all'altro un segno automaticamente senza stare lì a cercare, perdere minuti preziosi. 80. Pei, la mazzeh el shoshanim edut le asaf mismo. Roe Israel ha'azina noeg katzon yosef yoshev akruvim hofia. Lifne Efraim uvinyaminu munashe orerai gvuratecha. Ulcha lishuata lanu, Elohim hashiveinu ve'er panecha v'nivashea, Adonai Elohim tzvaot, admatai ashanta bitfilat amecha, echaltam lechem dim'a v'tashkemu bidmaot shalish, tesimenu madon lishchenenu ve'oivenu il'agu labo, Elohim tzvaot hashiveinu ve'er panecha v'nivashea, gefen mimitzrayim tasiya tegaresh goim v'titta'eha, pinita lefanea v'tasharesh shorashea v'temale aretz, kasu harim tzila va'anafea arze'el, תשלח קציריה עד ים ואל נהר יום קוטיה. למה פרצת גדריה וערוע כל עוברי דרך? יחרסמנה חזיר מיער וזיז שדה יראנה. אלוהים צבאות, שוב נא הבט משמיים וראה ופקוד גפן צוד. וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימצת לך. שרופה באש כסוחה מגרת פניך יובדו. תהי ידיך על איש ימיניך על בן אדם אימצת לך. ולא נסוג ממך תחיינו ובשמך נקרא אדוני אלוהים צבאות השיבנו האר פניך ונבשע. אוטנטונו פנולטימו למנצח על הגיתית לאסף. הרנינו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים ממנבל. פרומם אותי כסטי סטרומנטי מוזיקלי פרלודארי אינלצרי לאודי עד השם. E canti, tik'u b'chodesh shofar b'kesel yom chagenu, ki chok l'Israel u'mishpat l'Elohe Yaakov, edut b'Yosef samo b'tzeto al eretz Mitzrayim, sfat lo yadati eshma, hasiroti misevet shichmo, kapav midur ta'avorna, b'tzara karata v'chalcecha, e'encha b'seter ra'am, evchancha memiriva sela, שמע עמי וידבח ישראל אם תשמע לי, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נכר. אנוכי אדוני אלוהיך, המלך מארץ מצרים, הרחב פיך ואמלאהו, ולא שמע עמי לקולי, וישראל לא אבלי.
ושלחיו בשרירות ליבם ילכו במועצותיהם, לו מי שומע לי ישראל בדרכה יהלכו, כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיל ידי, משנאי אדוני יחחשו לו ואיתם לעולם, ויאכילהו מחרב חיטה ומצור דבש אסביאך. אותן תדעו, אולטימו די אוג'י, מזמור לאסף אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. עד מתי תשפטו עוול, ופני רשעים תישאו סלע. Allora, qui si parla del giudizio. Dunque, dedichiamo questo perek a tutti quelli che sono, hanno problemi giudiziari di ogni genere, che Hashem li salvi. Amen, che ne razzoni. Amen. Shiftu dalve yatom, oniva rashat zdiku, paltu dalve evion miyad resharim hatzilu, lo yad'u ve lo yavinu bachashecha italachu. Immotu kol mosde aretz, ani amarti Elohim atem uvne elion kulchem. Achen, ki adam temutum, וך אחד עשרים טיפולו, קום האלוהים שבתה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. שבת שלום ומבורך!